tutti! Oggi vi propongo il mio outfit per il cenone della vigilia di Natale. Ho cercato di abbinare l'oro, come vedete, con il nero. Quindi, partiamo subito come prima cosa con il trucco. Allora, ho messo come base la mia BB cream delle Yves Rocher, il color medium. Dopodiché, sotto le occhiaie e per coprire qualche imperfezione, ho messo il correttore, il numero 002 della Kiko. E poi ho ricoperto il tutto con la cipria della Essence, che la sto testando da pochissimo, la cipria minerale. E in più ho messo sulle guance del blush della Collistar e ho illuminato con un illuminante sempre della Collistar. Sugli occhi sono andata a fare... non è uno smoky, però la mia intenzione era quella. E sempre abbinando il nero e il grigio e con l'oro. Quindi ho messo come base l'oro di una palette della Kiko di qualche tempo fa. E poi sono andata a sfumare il nero. E poi una bella linea di eyeliner, sto usando quella della Essence, e poi un bel po' di mascara. Sulle labbra mi sono tenuta neutra e ho messo semplicemente un lucida labbra della L'Oreal, color sempre oro, che richiama un po' l'oro. Per quanto riguarda gli accessori invece, ho messo alle orecchie degli orecchini di mia creazione, sempre che richiamano più o meno questi colori, la catenella d'oro e due maglie di resina piatta. Come bracciale, sempre una mia creazione, oro sempre in resina piatta piccola. Per quanto riguarda l'orologio, ho usato questo qui della Fossil, che io adoro, sempre quei toni dell'oro. Invece per quanto riguarda la catenina, ho messo questa qui della Broadway, sempre in oro, con i brillantini. E passiamo alla versione integrale. Allora, eccoci qui. Passiamo subito. Come pantalone ho usato un pantalone, questo lo comprai qualche anno fa, da Terra Nova, e in raso lucido, abbastanza lucido, e mi piace ancora tantissimo, lo trovo sempre bello elegante. E ho abbinato questa maglia, che è molto carina, l'ho comprata in un negozietto di Roma e l'ho pagata pochissimo, 12 euro, secondo me è bellissima, e porta questa canotta trasparente nera, vedete, sono due pezzi, che dietro è lunga, e questa maglia color oro a maniga lunga traforata, che avanti è semplicissima e dietro c'è questo bello spacco che lascia vedere il top trasparente nero, e sotto ho abbinato le scarpe che richiamano il pantalone e sono sempre in raso nere, molto molto alte ma comodissime. E queste sinceramente non ricordo dove le avevo comprate. E questo è il mio outfit integrale per quanto riguarda il cenone della vigilia di Natale. Poi fatemi sapere sempre che cosa ne pensate. Io ho voluto essere abbastanza elegante. Poi, per finire il tutto, metto questo cappottino qui che vi ho già mostrato in un video outfit, lungo e abitato, e per staccarmi un poco dal nero, però c'è sempre, ho portato come borsa questa piccola pochette, questa è della Baggy, che richiama sempre l'oro, però si stacca un poco dal nero. E questa è la mia prima proposta, anzi la mia proposta per il cenone della vigilia di Natale. Io spero che questo outfit vi sia piaciuto, un bacio grande grande, a presto, ciao!